Ciao a tutti, mi è venuta voglia di rifare i cannoli. Qui ho preparato le cialde, vi metto il link in alto per la ricetta. Questa ricetta è di un'amica siciliana, Tina, che saluto. Eccoli qua, li ho fritti. Naturalmente si trovano anche in vendita già pronti, ma è tutta un'altra cosa fatti da noi. Anche se l'aspetto non è bellissimo, vi assicuro che sono buonissimi, croccanti e buoni. Allora, per farcire i cannoli ci vuole la ricotta di pecora che io ho messo a scolare in frigo diverse ore, anche se questa è molto asciutta, è una ricotta bella asciutta, però comunque deve stare a scolare ed in frigo. Poi va setacciata, passata, come volete. Io uso questo passaverdure perché deve diventare praticamente una crema, quindi la ricotta deve essere buona. Mi raccomando, una ricotta del posto come questa, una ricotta bio. Ok, eccola qua, vedete com'è morbida. A questo punto ci va lo zucchero. Lo zucchero potete andare anche a piacere, qui la dose ne mette 100 grammi, però se lo volete meno dolce, se volete meno dolce la crema, mettetene un pochino di meno, però 100 grammi io direi che sono giusti. La lavoro un pochino con il cucchiaio per renderla più cremosa. Ne metto un altro pochino. Non lo metto tutto, perché in questi giorni ci stiamo dando da fare a dolce, visto che dobbiamo stare dentro casa. Come sapete c'è l'emergenza coronavirus, e quindi rispettiamo le regole e ci dilettiamo a pasticciare. Vedete com'è bella cremosa, eh? Ora direi che nemmeno basta perché mi sono usciti tanti cannoli con la dose delle cialde. Però i cannoli si mantengono, eh. Qui ho messo le gocce di cioccolato, anche qui potete andare a piacere, a gusto vostro. Diciamo che saranno una cinquantina di gocce. Io metto anche un po' di canditi, ci vorrebbero i canditi fatti da noi, però in questo momento non me li trovo, non ce l'ho. Cercate di prendere canditi bio. Ok, la crema è pronta. Allora, adesso cominciamo a farcire i cannoli. Non serve sac à poche, basta una spatola oppure un cucchiaino, anche se state più comodi. Questi non sono molto grandi, ma quelli grandi si farciscono benissimo con la spatola. Quindi qui ho visto che posso fare anche con un cucchiaino. Riempiamo il cannolo bene da una parte e poi dall'altra. Poi dentro la crema si sistema da sola, tanto, eh. Sì, qualcuno mette la cioccolata fondente dentro per renderli più golosi, però secondo me non va bene perché la croccantezza del cannolo, questo l'ho sentito anche da un pasticcere, deve legare bene con la ricotta, invece se lo isoliamo col fondente non otteniamo la stessa cosa. Bene, io li farcisco così, farcisco le estremità con la granella di pistacchio che mi piace tantissimo, poi ci mettiamo una ciliegina oppure del cioccolato, quello che volete, qui potete sbizzarrirvi. Continuo fino all'esaurimento della ricotta. E dicevo, se avanza qualche cannolo, questi si mantengono anche una settimana, perché sono secchi, asciutti. Quindi se non mi basta la ricotta, oppure se voglio farne un po' di più per la prossima volta, posso farlo. Poi trovate la ricetta anche nell'info box delle cialde. Ok, non vedo l'ora di assaggiarli, saranno sicuramente buonissimi. Poi, una volta finiti, ci butto una spolverata di zucchero a velo, che ci sta bene. Ok, anche un po' di canditi.
Ed eccoli pronti. Beh, ragazzi, che devo dire, sono speciali, veramente buoni, specialissimi. Ciao amici, un abbraccio virtuale a tutti e ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!